Fantasmi al liceo, il mistero dei rumori della scuola Teresa Ciceri di via Carducci a Como. Parole forse un po' esagerate, ma che dipingono in modo leggero una questione che sta togliendo il sonno a una residente del centro storico. Come riportato oggi dal Corriere di Como, la donna, esasperata, si è rivolta all'amministrazione provinciale e quindi indirettamente all'ARPA Lombardia per mettere fine alle sue notti tormentate da rumori sinistri. Un baccano costante, secondo la versione della donna, e soprattutto continuo, di notte e di giorno, non solo nei giorni feriali, ma anche in quelli festivi, quando cioè la scuola è completamente vuota. La provincia di Como, che gestisce l'immobile, ha chiesto all'ARPA alcuni rilievi, impegnando 1.100 euro per la copertura delle spese. «Sono informato delle lamentele di una residente», risponde il preside del liceo Ciceri, Nicola D'Antonio, «e mi spiace che esista questo disturbo. Siamo stati contattati dalla provincia di Como e ci siamo resi disponibili anche a svolgere i sopralluoghi. Io stesso mi sono recato in palestra e nei locali spogliatoi attorno alle 20.30, ma non ho mai percepito nulla di anomalo. Qualche tempo fa, aggiunge il preside, un distributore dell'acqua è stato spostato in un'altra ala perché produceva alcuni suoni potenzialmente fastidiosi. Ma ora davvero non riesco a pensare a nulla che possa infastidire la signora, soprattutto di notte e nei giorni festivi, quando l'attività del liceo è ferma. Speriamo che i controlli dell'ARPA possano escludere una nostra responsabilità o almeno accertare l'origine del problema. Altrimenti, conclude Nicola D'Antonio con un pizzico di ironia, dovrei davvero pensare ai fantasmi.